Questo progetto nasce da una collaborazione che io ho con molti artisti e con molti docenti dell'Accademia di Brera. Tempo fa, parlando tra noi, abbiamo ricordato come era piacevole negli anni 80, direi, andare in un negozietto che era in via Fioricchiari, dove si trovavano accatastate le opere degli artisti più rappresentativi dell'Accademia. Era un momento divertente, si andava spesso con l'occasione di regali prima di Natale e c'era un rapporto con l'opera d'arte estremamente semplice, light, leggero. L'idea quindi è stata quella di replicare in un modo più strutturato quello stesso momento e abbiamo fatto un accordo con l'Accademia di Brera. I docenti hanno selezionato alcuni degli allievi che hanno ritenuto più rappresentativi e questi allievi hanno preparato una serie di opere che sono in tre formati diversi e vengono tutte proposte in vendita ad un prezzo analogo per tutte le opere, un prezzo estremamente interessante, per cui è molto piacevole avvicinarsi a un'opera d'arte, guardare senza barriere, senza vincoli, scegliere di comprare un'opera d'arte immaginandosi magari talent scout o capaci di interpretare chi saranno i grandi artisti del futuro, spendendo quello che si spende oggi per acquistare magari una serigrafia o un multiplo e sostanzialmente soddisfacendo il proprio piacere di acquistare qualcosa che piace. Questo è il motivo, è la radice di questo progetto. Nella presentazione io scherzosamente ho citato il celebre film di Sordi dove si aggira a Venezia, alla Triennale, con questa situazione di stacco. Questo è esattamente l'antagonismo. Sordi fosse qui con noi acquisterebbe il Sordi del film, magari andando poi a mangiare la pasta alla matriciana, acquisterebbe un'opera con piacere, con leggerezza. Questo è sostanzialmente il senso di questo progetto.